Grazie a tutte e tutte per essere venuti a questa presentazione milanese del 63° numero di Zapruder. Oggi lo presentiamo come laboratorio Lapsus, insieme appunto a due dei curatori del numero e a uno degli autori. Laboratorio Lapsus, anche se ci sono tante facce note fra il pubblico, per chi non ci conoscesse, è un laboratorio è nato da un'associazione che si occupa di didattica, divulgazione e ricerca sulla storia contemporanea, con un approccio molto legato ai temi che rimangono o all'interno di ambienti poco ufficiali, quindi storie che sono poco narrate all'interno del dibattito alto o all'interno del dibattito della ricerca accademica, o dall'altro lato invece nella ricerca di nuovi modi, metodologie con cui invece avvicinare pubblici differenti al mondo della ricerca storica. La vera domanda, appunto, che potrebbe porsi qualcuno guardando anche la copertina è perché un'associazione che si occupa di storia contemporanea e che spesso non va più indietro del 1930, più o meno, come 22, diciamo, come nostre tematiche, stia presentando un numero di Zapruder che già nella sua copertina e nel suo titolo esplicita il fatto che si occuperà e andrà a interrogarsi sulla storia antica. Lo facciamo soprattutto perché sfogliando anche soltanto l'introduzione a cura di Simone Ciambelli e Francesco Reali, che sono appunto i curatori che sono occupati di scegliere tutte le diverse parti che compongono questo libro questo numero di cui vi parleranno, si vede fin da subito che la storia antica è estremamente viva, ma viva nell'accezione non solo perché ci sono ancora persone, uomini e donne che si occupano e dedicano la vita allo studio di quello, ma perché sono dei temi che sono di cui è pregno il dibattito pubblico, non solo contemporaneo in questo momento, ma lo è stato per tantissime fasi della storia, non solo italiana, di cui solitamente ci occupiamo. Proprio perché forse a volte appunto diventa ridondante ripeterlo, ma è sempre anche cosa buona ricordarcelo sempre, la storia è un qualcosa che viene vista e osservata dalla contemporaneità. Ogni epoca storica ha osservato il passato, attraverso questa ha immaginato il suo futuro e ha definito il suo presente. Quindi lo studio della storia è sempre un qualcosa che si fa nella contemporaneità e da lì si torna indietro. Poi ci sono la correttezza delle fonti, ci sono studi scientifici, ci sono tantissime appunto metodologie che entrano in campo, però lo sguardo, le domande con cui si interroga il passato sono sempre quelle che vengono poste alla contemporaneità e saper ascoltarle è la differenza fra riuscire a creare una storia viva che è all'interno del dibattito pubblico e che riesce anche a dare delle informazioni sull'oggi e invece quello di creare qualcosa che rimane fermo in un archivio e forse se va bene verrà visto da qualche tesista. Quindi questo è il motivo principale per cui ci sembra che questo numero parli proprio di oggi, parli all'oggi e forse in realtà è meglio andare proprio anche nel profondo, sentendo le voci sia di chi l'ha curato e poi anche di chi ne ha scritto, ma ci arriveremo. Con me sul palco, insieme ai curatori, scusate se dicendo autori, c'è uno degli autori dei contributi, Mattia Di Pierro, e Leopoldo Battesini, che invece per Laboratorio Lapsus ci aiuterà un po' a cercare di fare un po' questi collegamenti fra ieri e oggi. Il mio compito sarà anche quello di tenere i tempi, perché quando cinque storici si incontrano su un palco potrebbero parlare per ore. Diciamo quattro storici e un filosofo. Quando sono un filosofo, pardon, mi scusi, ancora peggio, aggiungi 3 ore rispetto Era quello, era l'aggravante. Inizierei da Simone, se appunto se ti va un po' di appunto raccontarci da un lato come nasce e questo numero, come nasce la ricerca che vi ha guidato e soprattutto appunto questa storia antica, contemporanea, che è già citata nel Nel titolo. titolo, che cosa vuol dire? Esatto, sì, innanzitutto grazie Sara, grazie a Lapsus e all'EMO per averci ospitato. Sì, appunto, già nel titolo abbiamo voluto sottolineare che si tratta di una storia antica ma che è contemporanea. Come oggetto di analisi, appunto, la storia è un qualcosa che viene prodotto oggi, non è un qualcosa che ci arriva dal passato. Il passato è una cosa, la storia è un intervento, ma penso che più o meno tutti qui conoscono di cosa sto parlando, un intervento su questo passato. E ovviamente a questo passato non dobbiamo porre delle domande
chiaramente molto attuali che riguardano noi e soprattutto il nostro rapporto con quel passato. E il rapporto con l'antico è un rapporto che arriva, che diciamo ha una storia anche questo, che segue appunto da radici molto 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 profonde dal Medioevo sino a noi. E per riassumere un po' qual è l'idea, no, che ci si pone alla base di questo progetto, diciamo che forse è proprio la frase, il titolo dell'editoriale, quello che riassume di più l'idea che sta alla base del nostro progetto. Noi abbiamo utilizzato una di quelle scritte che si trovano sui muri di Bologna attorno alla zona universitaria, che è non solo, però lì vi è una concentrazione numerosa. Una di queste scritte che recita: "Il latino vive, i morti siete voi". È una scritta fatta da degli inafferrabili classicisti sovversivi, quindi probabilmente qualcuno che studia appunto lettere classiche, ed è una frase chiaramente goliardica che pone in rapporto inverso chi è morto e chi è vivo, secondo appunto la Vulgata. Però per noi questa frase è significativa perché ci ha fatto rendere conto, ci ha mostrato come sostanzialmente l'idea dell'antico, l'idea dell'antico che in questo caso è impersonificato dal latino, è un qualcosa che è vivo sostanzialmente, che arriva sino ad oggi ed è un'idea di classico, appunto noi lo utilizziamo fra virgolette classico perché è un termine che poi, come spero verrà fuori nel dibattito, che non ci piace troppo legato alle nostre discipline. Quindi, come questa idea di classico, fra virgolette, si è cristallizzata, si è canonizzata e idealizzata nel passato e continua quindi ad affollare il nostro presente più di quanto crediamo, ma anche in questioni minute, non per forza legate alla cultura alta. E queste questioni sono emerse più volte in quest'ultimo anno, spesso anche, spesso alcune di queste questioni sono emerse quando stavamo già scrivendo il nostro, cioè eravamo già nell'opera di scrittura, di curatela di questo volume. Ne cito alcune per farvi rendere conto di quanto è effettivamente contemporanea la storia antica in alcuni suoi aspetti e poi appunto nel discorso pubblico. È contemporanea nel senso che uno dei trend appunto sui social media più diffuso, diciamo, lo scorso autunno, se non erro, era quello: quante volte pensi all'impero romano? Un trend che si è diffuso soprattutto in area anglosassone, che poi è arrivato a noi. E con tutte le analisi che si possono fare al di sopra di questa affermazione, ma è un qualcosa che appunto abbiamo visto emergere all'interno di contesti che sono chiaramente estranei allo studio della storia antica e al mio interesse effettivo relativo alla storia antica, in questo caso alla storia romana. E simile è anche la questione che ha riguardato diciamo quello che abbiamo definito come uno scontro macio-eroico capitalista, che è quello fra Zuckerberg e Elon Musk, sono arrivati i due miliardari americani a proporre addirittura al ministro della cultura italiano, che in una prima fase ha sicuramente accettato, ma poi ha ritrattato. Questo mi sembra sia emerso dai giornali, avevano proposto di ambientare il loro scontro di arti marziali all'interno del Colosseo. E se voi andate sul volume, riportiamo i passaggi sull'ex piattaforma Twitter, su X, Della dove dissidente. Musk propone di fare lo scontro in una scenografia romana, perché quella è l'idea di massimo, come dire, massima di un sottofondo, diciamo, a uno scontro che doveva apparire su tutti i giornali, comunque creare, diciamo, un'attenzione notevole. Altri elementi che abbiamo trattato e che sono emersi, su cui non diamo un giudizio di valore, ma che ci dimostrano quanto sono contemporanee le questioni relative alla storia antica, sono ad esempio la docuserie di Netflix, Queen Cleopatra, che
ha suscitato grandi rimostrazioni in Egitto, è stata accusata anche legalmente da un avvocato egiziano e lo stesso Zaki Awas, che appunto è un egittologo di fama mondiale, che è stato ministro delle antichità nell'ultimo scorcio del periodo di Mubarak, quindi siamo nel 2011, poco prima delle primavere arabe, e appunto lui ha pubblicato due articoli, uno in inglese, uno in arabo, contro quest'idea di Cleopatra nera, e quindi ci dimostra, senza entrare nel merito del dibattito, ma ci dimostra quanto questioni che riguardano una regina Lagide morta 2000 anni fa, quanto sono questioni invece relative anche al presente. Simile è il caso anche che è avvenuto in Tunisia dopo, non l'abbiamo inserito perché è apparso dopo e non è ancora uscita la docuserie su Annibale, prodotta sempre da Netflix, dove pare che l'attore di questo protagonista, quindi chi impersonificherà Annibale, dovrebbe essere Denzel Washington. Quindi c'è stato un grande clamore anche in Tunisia, è stata sollevata un intervento parlamentare in Tunisia, dove un parlamentare appunto si lamentava dicendo effettivamente che non è una co cosa da farsi perché Annibale era un semita bianco, eh? Quindi distinguiamo i due piani. Però per dire quanto tematiche che chiaramente non hanno a che fare con la storia antica in sé, hanno delle ripercussioni poi nel discorso pubblico anche dell'oggi. Nel discorso politico italiano, chiaramente noi sappiamo quanto lo studio dell'antichità e più lo studio della romanità siano praticamente insiti nel discorso politico italiano da abbastanza tempo, diciamo. E diciamo, un personaggio che ci ha fornito tantissimo materiale in continuazione, anche mentre appunto stavamo confezionando il volume, è chiaramente il ministro dell'istruzione Valditara, che come E tutti del merito. Esatto, merito e del merito dell'istruzione del merito, che come tutti, cioè che come è noto, appunto, lui è un giusto romanista, quindi è studioso del diritto romano, e la sua posizione, diciamo, sul mondo antico e sul mondo romano soprattutto, è abbastanza discutibile, innanzitutto sia nei suoi testi scientifici che anche e soprattutto in quelli di divulgazione, che sono quelli che poi hanno più impatto sulla cittadinanza. Ricordo solo un volume apparso nel 2016 come inserto del giornale, che si intitola L'impero romano distrutto dagli immigrati, e il sottotitolo è Così i flussi migratori hanno fatto collassare lo stato più potente dell'antichità. Allora, sulla tesi, no, appunto, di questo titolo non mi esprimo, ma appunto cito brevemente, veramente due righe della sua introduzione. Lui scrive: A differenza di altri popoli antichi, i romani hanno nel loro archetipo l'idea dell'unità nella diversità. Roma nasce dall'incontro di popoli e culture differenti. Le contaminazioni, contrariamente a quanto spesso superficialmente si afferma, non sono necessariamente positive. E qui arriva la stoccata. La calata dei barbari nel mondo romanizzato aprì le porte a un lungo inverno che fu l'Alto Medioevo. Quando popoli socialmente o culturalmente più arretrati invadono militarmente attraverso guerre di conquista o pacificamente, attraverso fenomeni migratori, comunità più evolute, vi è normalmente un arretramento delle condizioni di vita. Chiaramente vediamo il parallelo costruito sulla nostra quotidianità, ma lui, cioè la nostra contemporaneità, scusate, ma lui utilizza appunto i romani come paragone, e conclude dicendo: Quel piccolo villaggio nato sui sette colli dall'incontro di popoli diversi per lingue e costumi portava a compimento la sua missione di estensione globale della civiltà. Sono posizioni che sono veramente ottocentesche.
che da lì si era sviluppata nell'incontro, nella contaminazione dei diversi, con il costante sforzo di migliorare la società romana, accogliendo i meritevoli, e qua ritorno al merito, ed escludendo gli indegni, una missione che senza quelle certe condizioni sarebbe stata impossibile. E quindi da queste parole, appunto, capiamo benissimo su quale base si fondava appunto l'impellente necessità del ministro di aggiungere il merito alla chiaramente non sufficiente istruzione del ministero o del ministro, questo lo lascio a voi. E quindi vediamo che nel discorso pubblico è presente un'idea di mondo antico che chiaramente si slega un po' anche dal livello di dibattito poi scientifico e più accademico propriamente detto, ed è un'idea che si trascina, diciamo, dall'Ottocento almeno. E però appunto negli ultimissimi anni, che è il vero motivo per cui ci siamo spinti a proporre questo progetto a Zapperudere, negli ultimi anni è apparso anche un dibattito sia nel discorso pubblico, sia anche all'interno degli ambienti accademici, soprattutto perché gli autori e le autrici di questo dibattito appartengono all'università, ma hanno fatto libri divulgativi sull'utilità del classico, su perché è necessario rimanere ancorati alle nostre radici classiche e su come bisogna fare attenzione a non cancellare, diciamo, questo termine molto importante, il classico. Su tutti, cito tre volumi che sono stati oggetto di una revisione, scusate, incrociata all'interno del volume, ad opera di Francesco Boccasile. Uno è quello di Mario Lentano, dall'icastico titolo I classici alla gogna, i romani, il razzismo e la cancel culture. Poi abbiamo Alice Borgna con Tutte storie di maschi bianchi morti, edito nella collana Fact Checking di La Terza. Sulla stessa collana, in Giusto Traina, è apparso un altro volume, I greci e i romani ci salveranno dalle barbarie. E un ultimo volume che però abbiamo avuto occasione di recensire perché è apparso nel mentre stavamo Non l'ha visto. completando il volume, a cura di, ad opera di Maurizio Bettini, è un piccolo volume che dice: Chi ha paura dei greci e dei romani, dialogo e cancel culture. Quindi diciamo che la tematica, il discorso pubblico, quindi quello che riguarda più un'idea di antichità mainstream e questa discussione poi più anche legata a un ripensamento del mondo classico anche all'interno dell'università ci ha spinto a procedere con questo numero e diciamo che appunto l'obiettivo che ci prefissavamo all'origine era quello di interrogarci sul ruolo effettivo che lo studio dell'antichità può avere sulla nostra società e quali direttrici è opportuno che questa antichità, che questo studio quindi prenda adesso per porre delle nuove domande alla disciplina e quindi per renderla chiaramente più contemporanea di alcuni pensieri che appunto, come ho detto, sono abbastanza ottocenteschi. Quindi, direttrici che appunto abbiamo fatto basandoci principalmente sul palchetto di storia, palchetto sui quaderni di storia del 2022, curato da Traina, Sant'Angelo e Zucchetti, e che identificava appunto nelle direttrici di decolonizzazione, decentralizzazione e decanonizzazione del classico, un po' quello che poteva spingerci oltre questa visione, magari ancorata a un passato che non ci appartiene più, e per portare appunto la storia antica ad essere la storia antica del Mediterraneo ad essere più contemporanea. Chiudo qui il mio intervento. Grazie. Ma io so già che... Io so che tu hai già una domanda rispetto a antico, classico, questi sinonimi, non sinonimi, per Certo, Francesco. soprattutto vorrei sapere, secondo voi, se mi potete spiegare perché eravamo, quando eravamo padroni del mondo, per citare, no, scherzo, perché voi ovviamente citate anche il libro di Cazzullo appena uscito, e nel qual caso noi siamo come Draghi e Nancy Brilli che hanno fatto la Esatto. presentazione a Roma.
No, ecco, la questione è, prima di tutto, sicuramente definire che cos'è il classico, non, cioè la romanità, ovviamente, però anche il classico in senso generale, in quanto il volume affronta anche, diciamo, va anche nella storia greca, diciamo così, non tanto nella sua storicità, ma nel suo valore culturale. E siccome, diciamo, dato anche il momento politico, storico, la romanità in Italia puzza sempre un po' di fascismo, no? Cioè, nel senso, c'è un po' questa tradizione, ovviamente. Nel volume viene messo bene in luce come, in realtà il rapporto anche istituzionale con, la storicità romana, con la storia romana, in realtà ha una sua continuità pre, durante e dopo il ventennio, diciamo, il fascismo storico, poi ovviamente è una cosa. Quindi volevo prima di tutto, secondo me, è molto importante spiegare questa cosa e metterla a fuoco come fa bene il volume, ecco, diciamo Posso Certamente rispondere io, così. magari? Ok, allora rispondo, mi ricollego direttamente a questo quesito, poi cerco anche di esporre i contenuti del volume, perché d'altra parte tutto quello che è nel volume si riferisce a questo problema, no? Di come è venuto poi a stratificarsi il concetto di classico, e è particolarmente importante quello che ricorda Leopoldo, proprio perché sin dall'editoriale con cui apriamo il volume facciamo riferimento a come si è originato, ecco, il concetto per cui poi noi oggi chiamiamo studi classici gli studi di antichità. E noi abbiamo fatto riferimento anzitutto a un passo di Aulo Gellio, quindi siamo proprio nella letteratura latina, cioè in età imperiale, e dove comunque si va a stabilire qual è il canone letterario dal punto di vista dell'autore. Quindi l'autore ci dice proprio che ci sono degli autori che sono da considerare un modello, sono in qualche modo i migliori, quelli della prima classe, e sono questi quelli classici, ed è da lì che viene un problema per noi nel momento in cui definiamo il campo di studi di antichistica, studi classici, perché stiamo semplicemente riproducendo quel ragionamento che dall'età medievale, nel corso dell'età moderna, arrivando fino ad oggi, ha fatto sì che poi ci fosse questa idea di antichità greca e romana come modello, come sì, paradigma. Quindi questo poi ovviamente pone un problema anche nel momento in cui ci dobbiamo confrontare col modo in cui è stata concepita la storia antica nel corso del Novecento, insomma anche con i grandi totalitarismi e i vari impieghi funzionali e strumentali che sono stati fatti. Ecco, in quel momento noi ci troviamo a far fatica a fare anche un'opera di autocritica rispetto ai fondamenti del nostro campo di studi. Perché appunto finché conserviamo la nozione, ad esempio, di classico, ci troviamo un po' in difficoltà. E quindi questo è senz'altro il punto che farei rispetto alla questione. E nello specifico, mi sono annotato qua sul telefono qualche contenuto del volume, così riesco anche ad inquadrarvelo abbastanza in fretta, altrimenti ci metterei troppo tempo, temo. Però ecco, la cosa importante è che rispetto a quelle tre agende che inquadrava Simone prima, no? Noi siamo partiti da questo palchetto che è uscito sui quaderni di storia 2022, quindi dall'esigenza di pensare a una decolonizzazione, una decentralizzazione, decanonizzazione degli studi di antichistica. Siamo arrivati in realtà poi confrontandoci con la redazione di Zapruder, perché comunque è un'opera collettiva, cioè ci siamo trovati poi a confrontarci, a discutere, a rifinire diverse impostazioni tematiche, e il risultato è stato in pratica una scomposizione di queste tre agende, e le abbiamo ricomposte in tre aree di interesse che comunque riguardano sempre il concetto di classico, andarlo a smontare e andarlo anche a superare. E quindi abbiamo tre aree di interesse. La prima riguarda si occupa proprio degli autori del classico, quindi la prospettiva di chi ha studiato e di chi ha fondato la tradizione antichistica. E quindi questo è un punto essenziale, perché comunque il posizionamento, come ricordava Sara all'inizio, di chi studia è sempre di chi studia l'antichità o il passato, è sempre legato poi alla prospettiva del momento in cui sta studiando e in cui vive. E la seconda area di interesse invece è proprio sul riuso e anche l'abuso del classico. Quindi siamo sempre qui a cercare di decostruire, di capire che cosa è successo prima che arrivassimo noi. E poi la terza area di interesse invece si occuperà circa di andare a proporre delle soluzioni, quindi l'abbiamo chiamata prospettive declassicizzanti, quindi per uscire da questo concetto di classico. Ed è importante dire che io parlo di aree di interesse e non proprio di sezioni, perché
non è che il volume sia suddiviso in queste sezioni, il volume è suddiviso in varie rubriche di tipo diverso, alcune più che permettono di approfondire di più, altre invece sono degli affondi più rapidi, e componendo vari contributi sparsi per il volume, se li ricomponiamo insieme, poi emerge effettivamente un filone, l'altro filone. Quindi adesso vi dico brevemente come si vanno a inserire questi contributi a cui mi riferivo rispetto a queste tre aree. E ci sono nel volume tre zoom, quindi sono i contributi pilastro del volume, sono quelli più approfonditi e più diffusi, insomma più lunghi, e ogni zoom poi corrisponde a una di queste aree di interesse che dicevo. Per quanto riguarda gli autori del classico, zoom molto importante è quello di Andrea Valli, che si va a concentrare proprio sul passaggio nel settore dell'antichistica dal periodo fascista al secondo dopoguerra, quindi come certe dinamiche, come anche molte persone che insomma, facevano parte dell'ambiente intellettuale di epoca fascista, poi comunque sono rimaste nel contesto culturale e anche accademico del secondo dopoguerra. Quindi molto importante per capire appunto questa stratificazione a cui facevo riferimento prima. E importante è anche una scheggia di Ambra Russotti, che si va ad occupare proprio di anche le difficoltà di accesso agli studi e alla carriera accademica nel campo dell'antichistica per le donne nel corso del Novecento e anche fino all'Ottocento, perché comunque si tratta di una tradizione che nel nostro caso affonda le radici soprattutto negli ultimi decenni dell'Ottocento, per poi svilupparsi nel Novecento. E questo è molto importante perché il discorso di Ambra Russotti ci permette di capire come mai tuttora il campo antichistico rimanga un po' impermeabile rispetto a certe istanze di innovazione della prospettiva scientifica. Ad esempio, quando noi diciamo cerchiamo di integrare critical theories femministe nella prospettiva con cui si studia l'antichità, spesso diventa molto difficile fare questo lavoro nel campo antichistico, anche perché effettivamente c'è stato questa impostazione, ecco, nella storia degli studi e nell'accademia proprio. Quindi composizione, ecco, maschile e femminile è una cosa che fa una differenza. Ambra Russotti se ne è occupata in questa scheggia. E un'altra scheggia importante è di Alessandro Cristofori, perché lui si è concentrato invece sulla prospettiva eurocentrica alla base di quello che poi per noi è oggi andare a studiare storia antica, e quindi si è concentrato anche su come la percezione da parte della cosiddetta cultura occidentale abbia fatto sì che poi il mondo antico, per come lo vedevamo noi fino a qualche decennio fa, quindi mondo greco, mondo romano, fosse particolarmente isolato rispetto ad altri mondi antichi, perché insomma il mondo antico non è che sia stato solo quello greco-romano, quello mediterraneo o nella Britannia, ma chiaramente dobbiamo fare riferimento anche ci sono altre realtà continentali che hanno una loro dimensione storica importante anche nell'antichità. E infatti Alessandro Cristofori cerca di valutare anche quali sono le potenzialità e le difficoltà legate ad uno studio comparativo tra impero romano e regni cinesi in epoca antica, quindi nella stessa epoca, in un'epoca simile all'incirca corrispondente a quella dell'impero romano. Quindi questi sono i punti che io inquadro per il primo filone. E per il secondo filone, quindi il riuso e abuso del classico che dicevo, c'è un altro zoom che è un punto di riferimento, che è quello di Marianna Rago, e qui si tratta di cercare di andare anche a ricostruire quali sono i vari passaggi attraverso cui poi è venuta ad emergere quella idea di antichità greco-romana come modello, poi di quello modello anche ideale per certe forme politiche o per ovviamente anche per la cultura che costituisce il patrimonio che è percepito come nostro. E Marianna Rago nello specifico va a riflettere sulla democrazia ateniese, che è comunque il grande modello, no? Ci si fa sempre riferimento in tantissimi dibattiti politici e in generale nella cultura politica occidentale. Appunto c'è stata questa idea, c'è tuttora questa idea, che fa riferimento all'ordinamento costituzionale democratico significhi poi effettivamente stare proponendo una forma di governo che in qualche modo è percepita come migliore a priori. E questo, il lavoro che fa Rago è molto utile perché ci mostra che comunque all'origine del concetto, quando c'erano questi dibattiti in epoca greca, in realtà questa non era l'unica forma costituzionale prevista, né era reputata la migliore da tante parti, e questo ci serve non certo per dire meglio o peggio, ma giusto per capire quanto è complessa la base
da cui partiamo. Ed è importante anche perché lei si occupa di un'opera di un detrattore della democrazia ateniese, cosiddetto Pseudo-Senofonte, e qui la cosa importante che fa è che è capace anche di mostrare come le critiche di questo oppositore in realtà poi non siano troppo diverse da certe posizioni che vengono oggi espresse da, potremmo chiamare, chiamarli certi pensatori anche che vengono dal campo neoliberista o liberal, che magari quando sono anche presi di posizione contro certi sistemi di welfare, certe critiche che fa questo pseudo-Senofonte, ecco, sono simili. La particolarità però è che ai tempi veniva riconosciuto come antidemocratico, no? Questo pseudo-Senofonte, mentre oggi riconosciamo queste posizioni comunque del tutto, insomma, collimano pienamente, no, col sistema democratico per come lo concepiamo oggi. Quindi mi sembra molto utile, ecco, ecco, anche per cercare di impostare una critica ponderata su che cosa ci aspettiamo dal sistema democratico oggi o da, quali possono essere le alternative che ci vogliamo, che vogliamo immaginare. E poi importante una scheggia di Alessandro Roncaglia, perché Alessandro Roncaglia è autore della, non è una scheggia scusate, è una rubrica La storia al lavoro. E la storia al lavoro prevede che venga, si condivida un'esperienza da parte di uno storico o una storica in un ambiente di lavoro. In questo caso lui è stato consulente di Sky per la serie Domina, e quindi lui ci riporta la sua esperienza, ci fa capire anche qual è il modo di immaginare l'antichità per un grande pubblico, quali sono anche le modalità adottate per metterlo poi sullo schermo. Valentina Cabiale è autrice di una scheggia, lei, e si occupa di archeologia, quindi della costruzione del reperto archeologico, di come si vada a inventare in qualche modo l'autorità del reperto archeologico, semplicemente perché il reperto archeologico è antico, in quanto antico è autorevole. E è molto importante andare a decostruire questo ragionamento che a volte avviene in maniera inconscia, e quindi secondo me è veramente utile il contributo che ha proposto Cabiale, anche perché lei cerca di mettere in luce una specie di processo cognitivo, cioè appunto che come dicevo è inavvertito e che lei poi ha individuato come feticizzazione del reperto. Ecco, questo secondo me funziona, ecco, per tutto questo discorso di come viene a costruirsi questa nostra idea di modello tramite varie vie. Tra l'altro ci sarebbe anche di qualcosa su Cazzullo a proposito, quindi magari poi ci torniamo. E poi sempre in questo filone abbiamo anche la rubrica Immagini, molto bella, perché sono immagini che consiglio assolutamente di vedere, insomma a noi sono piaciute molto, e si tratta qui di reimpiego a scopo pratico, ecco, non per forza sulla base di qualche fondamento ideologico chiaramente riconoscibile. E qui abbiamo Daniele Bigi e Alessandro Mascherucci che si sono occupati della rotonda di San Bernardo a Roma, quindi nel complesso delle Terme di Diocleziano, e del reimpiego, quindi una struttura antica poi per fruizioni in epoche successive. E ripeto, immagini anche ben pensate, quindi lo segnalo senz'altro. E in questo filone si inserisce a pieno titolo anche il contributo, che è un'altra scheggia, dell'autore qui presente con noi, quindi Mattia Di Pierro, che ci parlerà magari meglio dopo, quindi non anticipo troppo, ci parlerà semplicemente di Repubblica Romana e come essa è venuta a costituire un paradigma, ecco, anche nel pensiero politico, tra età moderna ma anche contemporanea, perché insomma lo vedremo tra poco. E quindi questo era il secondo filone, particolarmente denso, però fatevi forza perché adesso abbiamo il terzo e abbiamo finito, comunque penso sarà abbastanza rapido, anche se effettivamente è molto importante, quindi ci dobbiamo soffermare un pochino, perché è quello il filone delle prospettive declassicizzanti, quindi stiamo passando a quel momento in cui proviamo a elaborare qualche sviluppo, qualche possibilità, non dico alternativa, però ecco, cerchiamo di specificare che cosa intendiamo, perché fino adesso abbiamo decostruito, però a un certo punto bisogna anche mettere qualcosa. E la domanda a cui cercano di rispondere i contributi che si trovano nel terzo filone, cioè che si trovano, che vanno poi a costituire in qualche modo il terzo filone, è appunto come cercare di andare oltre a questo concetto di classico e come controbattere anche quella visione che c'è oggi sulla storia antica di cui parlava Simone prima.
E quindi in che direzione dobbiamo andare anche per far sì che anche lo studio della storia antica, pure a livello accademico, riesca poi ad andare ad abbracciare meglio un piano pubblico. Ecco che questo è un grande problema, ci troviamo sempre ad essere abbastanza distanti dal piano pubblico, oppure quando riusciamo ad arrivarci ci si arriva in dei modi non sempre condivisibili o Quello fa funzionali. ragione, questo. E abbiamo qui lo Zoom, quindi il terzo Zoom di Emilio Zucchetti, l'abbiamo nominato prima perché è uno dei coautori di quel palchetto sui quaderni di storia di cui eravamo partiti, e lui si occupa del complesso dibattito sulla cancel culture. E quindi immagino che questo è un tema che abbiamo già toccato e che, su cui possiamo anche tornare dopo. Semplicemente lui cerca di ricostruire il densissimo intreccio che c'è tra pubblicistica, campo giornalistico, quindi anche comunicazione da parte della stampa, e ambito accademico, perché è veramente un meccanismo di autoalimentazione che poi fa sì che emerga questa percezione che ci sia qualcuno dietro le quinte che voglia in qualche modo cancellare il campo degli studi classici, per come vengono chiamati adesso. Ed è molto complesso come problema, quindi insomma cerchiamo magari di vederlo meglio anche dopo. E ho già nominato le schegge di Alessandro Cristofori con un paragone tra Impero Romano, Regni Cinesi, e anche la schegge di Ambra Russotti su donne e studi di antichità. Ecco, loro propongono anche delle vie alternative, delle soluzioni, quindi contribuiscono a individuare delle prospettive per andare avanti. Poi abbiamo una rubrica particolare che è in cantiere, in cui vengono presentati dei progetti di ricerca, solitamente inediti, comunque sono di work in progress, ecco. Carmen Ruiz Vivas è autrice di questa rubrica perché lei è una dottoranda spagnola che si sta occupando di un progetto di ricerca sulle donne nell'antichità, specialmente in relazione a certe ideologie che hanno una portata politica, e quello il passo importante che cerca di fare è proprio quello di far sì che non solo ci si occupi di donne in generale, perché quello si faceva già negli ultimi decenni, ma di inserire queste domande che ricordavo prima a proposito di Ambra Russotti, ad esempio metodologia, critical theories legate alle metodologie femministe. Lei cerca proprio di sviluppare questa prospettiva, quindi si tratta non più soltanto di un oggetto della ricerca che è diverso, perché appunto la storia delle donne si fa ormai da un po' di tempo anche nel campo antichistico, però si cerca di cambiare il modo in cui noi poi consultiamo le fonti che abbiamo a disposizione, e si cerca di cambiarlo davvero, ecco, perché appunto a parole negli ultimi decenni si è detto spesso, ah sì, insomma, innoviamo il campo di studi, però poi c'è sempre il rischio di essere particolarmente influenzati dalla natura delle nostre fonti, e che ovviamente hanno un punto di vista un po' particolare, perché comunque spesso vengono da uomini, spesso vengono da parti della società che riconosceremmo come dominanti rispetto a una parte subalterna, sto semplificando tanto, però per fare un esempio. E poi ricorderei l'ultimo contributo che si inserisce in questo filone, che è un'intervista a Michele Bellomo, curata da Nicola Barutta. Michele Bellomo è membro di un network che include studiosi e studiose sparsi in giro per il mondo, che è il Gramsci Research Network, e quindi cerca di applicare le categorie gramsciane allo studio della storia antica, e quindi contribuisce a fare questo passo in avanti per quanto riguarda il cambio della nostra prospettiva con cui lavoriamo sul materiale e con cui noi ci occupiamo di certi oggetti di ricerca. Quindi, secondo me, è importante questa intervista proprio perché è in linea con quello che propone anche, insomma, col tentativo che fa anche Carmen Ruiz Vivas, e appunto proprio per trovare una prospettiva, uno sviluppo di una prospettiva. E poi ricordo per completezza anche i due contributi finali del volume. Quindi uno è il comics, quindi il fumetto, è una parte sempre importante nei volumi di Zapruder, in questo caso sceneggiatura mia e di Simone, e disegni di Andrea Chiappino, con cui avevo già avuto occasione di collaborare a proposito di un altro progetto di graphic novel. È stato un lavoro complesso, senz'altro, però
ci sembra che ne sia valsa la pena, anche perché abbiamo cercato semplicemente di rivisitare alcuni temi iperfamosi sulla storia della democrazia ateniese, e quindi c'è in sostanza un dialogo tra persone che potremmo riconoscere come parte, di una parte subalterna della società, perché si tratta di metèci, quindi erano persone che avevano il diritto di residenza ad Atene, ma comunque non avevano il diritto di cittadinanza, quindi hanno un peso politico diverso, quindi c'è un dibattito tra di loro a proposito di questo. Certo, non sono poi del tutto subalterni, perché comunque sono uomini, quindi è già diverso dalle donne. Poi si tratta comunque, sì, sono uomini liberi in questo caso, quindi c'è anche la questione schiavismo o libertà individuale, eccetera, però mi sembra significativo. E infine c'è la recensione che poi hai già ricordato, Dei tre quindi abbiamo volumi. già ricordato i tre volumi sono stati recensiti, quindi Traina, Borgna, Lentano. Sì. Io direi che questo è, quindi sì, scusate la lunghezza, però almeno così abbiamo il quadro per chiacchierare Di più. tutto. Certo. Io adesso avrei una domanda per Mattia. Ecco. No, allora, Stava leggendo. la Stavo cosa riguardando le tue stavi guardando. No, allora, io una cosa che ho trovato molto interessante del tuo intervento è stato il fatto che tu partissi in maniera quasi controintuitiva da Machiavelli, e quindi volevo intanto chiederti come era venuta l'idea, che senso aveva, come si inseriva all'interno di tutto questo, diciamo, discorso generale. E poi ho trovato un elemento ancora forse più interessante, il collegamento che te fai con, diciamo, la politologia americana e del fatto, questo continuo parallelo che viene sempre fatto, attualissimo, tra sistema politico statunitense e impero romano o Repubblica Romana, che continua a tornare. Anche ieri, per dire, è stato presentato a Cannes il film di Coppola, il nuovo film di Coppola, che di nuovo Megalopolis. ripropone, esatto, Megalopolis, che di nuovo ripropone New York, c'è cioè la congiura di Catilina, e di nuovo la romanità, e ogni prodotto, quindi automaticamente viene fatto un film, serie ambientati nella romanità, sembrano essere sempre uno specchio della realtà politica americana. Quindi ecco, volevo chiederti questi due passaggi, come poterli mettere in fila. Allora, provo a risponderti mettendo insieme le due domande. La Repubblica Americana, soprattutto nella modernità, è stata, credo, il riferimento principale per quando la democrazia non aveva questa accezione per forza positiva, è stata uno dei riferimenti principali per secoli, per i governi, anche per le trasformazioni politiche. La rivoluzione francese, ma soprattutto la rivoluzione americana, si rifà chiaramente al modello romano, un modello romano canonizzato, letto, diciamo, senza attraverso un prisma politico utile all'epoca, ma tutti i padri fondatori americani si rifanno al modello romano, che era all'epoca il modello repubblicano, così, no? E per cui la Repubblica Romana, il nuovo seculorum romano, nasce come rifondazione di Roma, o fondazione di una nuova Roma, insomma. E per cui che si parli ancora oggi di questo è un continuum storico da un certo punto di vista. E Machiavelli, all'interno della tradizione repubblicana, è la figura più autorevole, forse. Machiavelli ha uno statuto particolare, nel senso che è un umanista sui generis. Lui nasce, diciamo, è figlio dell'umanesimo civile fiorentino del 300, per cui della riscoperta particolare, politica anche in quel caso,
che gli umanisti fanno delle fonti antiche, no? L'abbandono di quella, in quell'epoca, dell'aristotelismo per la riscoperta delle fonti antiche. E l'umanesimo è uno dei, diciamo così, dei due miti fondatori del pensiero politico moderno. L'umanesimo da una parte e Hobbes, Thomas Hobbes dall'altra. Il filone repubblicano va da Machiavelli e poi viene ripreso in una miriade di pensatori. Pensate, ci sono pensatori come James Harrington, che lavora nella rivoluzione inglese e pensa attraverso Machiavelli a Roma antica. C'è Rousseau, padre fondatore della, padre diciamo spirituale della rivoluzione francese, che si rifà quando deve, nell'ultima parte del contratto sociale, siamo nel 1762, si rifà al deve immaginare l'assetto politico che uscirà da questo contratto sociale, e si rifà alla romanità ripresa attraverso Machiavelli. E dopo Rousseau c'è Montesquieu, c'è lo stesso Spinoza, ce ne sono veramente, veramente tantissimi, fino all'epoca contemporanea, quando Machiavelli dà interprete del consigliere dei tiranni, no? Questo è del machiavellismo come politica dell'inganno, del raggiro, diventa anche il fondatore della nazione italiana, il primo che ha parlato d'Italia, viene ripreso dai liberali, da Rosselli, viene ripreso da Mussolini, che usa Machiavelli per rifarsi a un auctoritas e pensare all'italianità. E poi viene ripreso nel Novecento in Europa, ma non solo in Europa, in America, in Cina, viene ripreso ovunque. Machiavelli, credo, è il libro, Il Principe di Machiavelli è tuttora il libro più letto, più della Bibbia, ed è veramente, c'ha una bibliografia su Machiavelli che è sterminata. Nell'epoca contemporanea siamo passati dal Machiavelli liberale al Machiavelli consigliere dei tiranni, al Machiavelli scienziato politico, fondatore della scienza politica, al Machiavelli democratico, al Machiavelli che è il pensatore del potere costituente, per un pensatore come Toni Negri, che ha cercato di ripensare le categorie del marxismo nel secondo Novecento. Per cui c'è veramente un filone enorme di pensiero politico che si rifà a Machiavelli per ripensare il rapporto tra, diciamo, vorrei dire, della sovranità moderna e tra il popolo e la sovranità, e per ripensare che cos'è la democrazia, che cos'è la repubblica. E in questo insieme di studi la romanità entra sempre. Perché? Perché, come dicevo prima, Machiavelli è un umanista sui generis, perché riscopre lo studio della romanità, ma lo perverte, nel senso che per i suoi colleghi umanisti come Leonardo Bruni, Coluccio Salutati o il suo amico Guicciardini, la romanità viene riscoperta come concordia ordinum, no? Come la capacità di tenere insieme il Senato e il popolo, mentre Machiavelli riscopre contro gli umanisti la potenzialità del conflitto sociale, la potenzialità del conflitto sociale come creatore di ordine, di legge. E il caso più che Machiavelli ripete più volte è il caso dei tribuni della plebe, che sono un organo
ufficiale, diciamo così, della Repubblica Romana, che nasce dalla necessità che il popolo abbia un suo referente istituzionale, data dallo scontro che c'è tra il popolo e il Senato. Ed è questo che riprende anche McCormick, a cui arrivo subito. Per cui, perché Machiavelli, ti direi, perché è impossibile non passare dalla storia del pensiero contemporaneo e moderno senza passare da Machiavelli, storia del pensiero politico, moderno e contemporaneo, senza passare da Machiavelli e attraverso Machiavelli, senza passare dal riferimento appunto alla Roma antica, che è una costante ed è tutt'oggi molto vivo. Su Machiavelli c'è ancora un dibattito enorme. Lo scorso anno c'è stato il convegno inaugurale della Machiavelli International Society a Roma e si scontrano ancora molte visioni diverse su Machiavelli, tra cui quella di John McCormick, a cui tu facevi riferimento, che è quella che negli ultimi anni, dopo il Machiavelli, diciamo così, insorgente alla Negri, ha un po' cambiato le carte in tavola del dibattito. Perché? Perché McCormick propone, ha scritto questo libro che si chiama Machiavelli and Democracy, è uno scienziato politico che lavora a Chicago, ha scritto questo libro Machiavelli and Democracy nel 2012, credo, non mi ricordo più, e, dove propone una lettura particolare di Machiavelli come appunto Machiavelli favorevole alle istanze popolari, ma con una forte insistenza sull'istituzionalizzazione del popolo. Cioè Machiavelli è attento a che il popolo abbia voce contro i grandi. La faccio molto molto semplice e veloce. Machiavelli dice che in ogni città ci sono due umori che si contrappongono, sono l'umore del popolo e l'umore dei grandi, dove il popolo desidera non essere oppresso e i grandi desiderano opprimere il popolo. E la salute di una repubblica si ha quando questi due desideri, questi due umori, vengono, diciamo, tenuti, soprattutto quando l'umore dei grandi viene tenuto a freno attraverso l'aiuto del popolo dal potere. Quando invece l'umore dei grandi non viene tenuto a freno, si ha la perversione della Repubblica e poi la dittatura. E l'umore dei grandi per McCormick è l'umore di Wall Street, cioè di chi è del capitalismo sfrenato, diciamo così, dell'1% che detiene un'enorme ricchezza negli Stati Uniti. E per contrastare questa deriva della democrazia americana, McCormick cosa fa? Propone una riforma istituzionale che riguardi a delle istituzioni proposte da Machiavelli, tra cui gli stessi tribuni della plebe, cioè propone che ci siano delle istituzioni di classe, delle istituzioni dove dei rappresentanti possono essere eletti solamente se hanno un certo reddito, diciamo, e che la democrazia tragga da queste istituzioni di classe, che sono i tribuni della plebe, diciamo così, i preposti anche, e dei veri e propri tribunali del popolo, che dovrebbero riuscire a tenere a freno questa, diciamo, ubris dei grandi e del capitalismo americano, che sta, secondo lui, pervertendo la democrazia. Poi lui non ci va non sta molto, cioè ci va pesante, dice che bisogna anche riproporre la pena di morte per alcuni reati di Wall Street. Insomma, è un personaggio molto simpatico e così. Però insomma, ha creato moltissimo dibattito, per cui è interessante secondo me vedere come ancora oggi, per riuscire a interpretare alcune derive, alcuni problemi
radicali che vediamo tutt'oggi della, della società americana, si rivada a, a Machiavelli e a delle istituzioni prettamente romane come i prepositi, le assemblee del popolo, i tribunali del popolo e i tribuni. Grazie. Grazie mille. Se siete d'accordo, io proverei a vedere se c'è qualche domanda da parte del, del pubblico, rilancio a voi, altrimenti continuiamo anche a parlare. Nel caso anch'io, io ho altre domande. Tu sei buono un attimo. Continuiamo un attimo. Va bene, ci fanno scendere, sì. Vuoi andare ancora tu? Sì, no, allora, riagganciandomi a quello che stava dicendo Mattia, una cosa, e riagganciandomi sempre a Cazzullo, però, al di là delle battute. Abbiamo messo una presentazione, esatto. Ma c'è no, perché... E anche colore. Ora, prendendolo, sforzandosi un po', prendendo seriamente Cazzullo per un attimo, cioè, la questione che lui poneva con il suo libro, dal punto di vista culturale, anche da come era stato presentato, era la questione che, da un certo punto di vista, l'impero romano era come se non fosse mai caduto e che quindi ci fosse una totale continuità nella sua visione della, della nostra cultura europea, occidentale, diciamo così, rispetto alla classicità o all'antichità, che vi si voglia. E ecco, la questione che volevo chiedervi era questa, da, dal vostro punto di vista, che avete avendo lavorato su questo volume, cioè il fatto che continuamente quando si pongono tematiche come, come quelle espresse anche nel bellissimo fumetto che c'è in fondo al volume, si pongono questioni inerenti a sistemi democratici che per, cioè, o supposti tali che portano però avanti una politica estera imperialista, le tensioni, quindi il rapporto tra interno e esterno, oppure le tensioni che diceva anche Mattia all'interno tra istanze di rappresentanza dirette o no, tra componenti sociali, tra quello che possiamo definire come democratico e quello che possiamo definire come autocratico, quindi la governabilità, l'esecutivo, il Parlamento al centro, sembra sempre che si ritorni al dibattito, cioè la domanda è questa, si fa ancora effettivamente lo stesso dibattito che si faceva ai tempi di Cicerone o di Pericle, o siamo noi che continuiamo semplicemente a sfruttare quella cosa lì come uno specchio distorto per cercare di autorappresentarci? Tu, se vuoi dire qualcosa intanto, puoi ma, sì, allora, bella domanda. Allora, il punto è che noi, penso, questo un po' emerge dal volume, noi ci riferiamo a, soprattutto, ecco, io mi riferirei soprattutto a, ad esempio, a quanto fa Cazzullo, no? Vediamo questa l'idea che si è cristallizzata del mondo antico è un'idea che effettivamente poi chi ha a che fare, chi veramente lavora con le fonti, cioè, storici e storiche che lavorano sui testi, non hanno più, cioè è l'idea che noi abbiamo di quel mondo, è un'idea appunto, come dicevo, ottocentesca, che si è cristallizzata soprattutto nell'Ottocento, perché è funzionale, soprattutto la visione imperiale, quella repubblicana è sempre più discussa, serviva prima ma poi viene accantonata, perché quello che serve è far vedere che abbiamo appunto, come diceva Valditara, ci sono questa funzione civilizzatrice, e chi è per definizione civilizzatori nell'Ottocento sono i grandi imperi coloniali che esportano anche queste idee. Queste idee romane, soprattutto romane, perché il modello è Roma, ma ovviamente alla base c'è anche la cultura greca, non è innegabile che vi sia anche quella. E quindi si è cristallizzata questa idea di mondo antico che appunto lì era funzionale a un determinato progetto di potere, che poi però nel corso del, anche del Novecento viene utilizzata, ma anche nel proseguo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando sappiamo che in Italia il modello classico non è più il modello di riferimento, l'elite non studiano più i classici, non è più necessario studiare i classici per far parte dell'elite, noi troviamo elite politiche, elite industriali che sono, non hanno conoscenza del mondo classico, perché ovviamente è una conquista anche questa, secondo me, però
è una conquista che qua va in una direzione opposta, diciamo, non è che si ampliano i confini, ma semplicemente si riduce la capacità critica legata a quel mondo. Quindi, da quando il classico ha smesso di essere un punto di riferimento, è rimasto così, cioè è portatore di quelle idee precedenti. E quindi poi noi cosa succede? Noi lo vediamo nel discorso pubblico, soprattutto nei testi come appunto citavi nel libro di Cazzullo, che appunto Cazzullo appunto non è uno storico, un giornalista, questo è bene sottolinearlo, fa un libro di grandissima diffusione, perché appena 1 o 2 mesi dopo che era uscito era il primo nelle vendite, quindi Titolo geniale. il titolo appunto è Quando eravamo i padroni del mondo, eravamo chi? Cioè, Pagina io non 7. sono romano, cioè, è quello il punto di riferimento, e lui ripropone Infatti il quegli punto è schemi, proprio tutto nel titolo, cioè quegli nel schemi, senso. esatto, e nel titolo, ma anche nella quarta copertina. Io ho qua qualcosa, e gli dice: l'impero romano non è mai caduto, tutti gli imperi della storia si sono presentati come eredi degli antichi romani: l'impero romano d'Oriente, il sacro romano impero di Carlo Magno, Mosca, la terza Roma. Ovviamente tutti gli imperi che hanno quello come modello, ma l'impero cinese non si è mai presentato come erede di Roma, cioè quello è chiaro. Cioè, è anche il punto di vista, ovviamente la quarta di copertina è fatta per vendere il volume e diciamo che l'hanno fatta molto bene, adatta alle vendite. Però ci dà anche l'idea di quello che è presente. Dice: l'impero americano, quello virtuale di Zuckerberg, ma lasciamo stare. Quindi, Zuckerberg, grande ammiratore di Augusto, il primo uomo a guidare una comunità multietnica di persone che non si conoscevano tra loro, ma condividevano lingue, immagini, divinità e cultura. Così, l'impero di Augusto e Facebook, o Meta, scusate, sono sullo stesso piano. Quindi, diciamo, un meta-impero. Ma prosegue ancora dicendo: in tutto il mondo le parole della politica vengono dal latino. Questo non mi sembra, cioè popolo, re, senato, repubblica, pace, legge, giustizia. Ora, ho fatto una ricerca veloce su Wikipedia, e la camera alta in Giappone non si dice certamente senato, ma si dice shangin, e zenge è quella giustizia in cinese, cioè non ha nulla a che vedere con quanto è presente cioè non ha nulla a che vedere col latino. Chiaramente qua è una visione di quelle che abbiamo detto, insomma, da superare, e che a tratti il problema di queste visioni che sono cristallizzate, che sono esterne, che fanno parte di questo retaggio, è che parte sono presenti anche nel discorso scientifico. Valditara quelle cose le dice a livello ovviamente di campagna elettorale permanente, come usano fare, ma lo dice anche nei testi scientifici che pubblica. Uno degli ultimi libri, mi sa, si chiama Civis Romanus Sum, che è un libro che tratta appunto della cittadinanza romana, edito in inglese, e si focalizza sempre su questo benedetto discorso del merito, che i romani sono stati bravi perché hanno accolto solamente chi arrivava al di fuori perché era meritevole. E teoria un po' strana, però teoria che si basa, lui si concentra molto sulla figura di Caracalla, imperatore che concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero nel 212 d.C., eccetto i dedittici, ma non entriamo in particolare dettaglio, no, perché è molto complicato, però i giuristi lo conoscono molto, i giusromanisti lo conoscono bene, si concentra sulla figura di Caracalla perché Caracalla effettivamente ha fatto sì che chi meritava, ovvero chi abitava già all'interno dell'impero, avesse la cittadinanza. Chi arrivava dal di fuori, poi no. E effettivamente chi è arrivato dal di fuori ha distrutto l'impero. Ora, la figura di Caracalla è una figura che nel pensiero politico di destra, dell'estrema destra, è sempre stata molto problematica in Italia. Ricordo un altro personaggio che ho scritto l'anno, mi sembra nel 30, scusate, che recupero velocemente perché è importante l'anno, nel 38, quindi nel primo volume della difesa della razza, Almirante pubblicava un articolo che si chiamava L'editto di Caracalla, un semibarbaro spiana la strada ai barbari. Ora, semibarbaro perché Caracalla è originario dell'Africa romana, detto ciò non è un semibarbaro. Ah, neanche nelle intenzioni antiche, cioè non è proprio considerato semibarbaro. Però è un personaggio problematico. Lì chiaramente era molto più semplice il gioco. Si diceva ovviamente
ha concesso la cittadinanza ai barbari e ha diciamo, diluito la razza pura della romanità, e quindi da lì si è arrivato al decadimento. Decadimento che è durato 200 anni dopo, quindi rendiamoci conto che più o meno ha più anni comunque della nostra nazione, dell'Italia, questo decadimento. Però lì chiaramente era più semplice. Valditara lo percepisce come un problema, ma lo ribalta, dice che lui è qualcosa di positivo, che il decadimento è arrivato da lì. Quindi, chiudendo questo discorso che unisce, diciamo, anche le posizioni, che sono chiaramente diverse, di Almirante, Valditara e Cazzullo, ci fa vedere come però l'immagine che sta alla base è un'immagine che è quella passata, è quella cristallizzatasi nell'Ottocento, che ha avuto una fase di discussione precedente, appunto Machiavelli è uno di quelli che è fondamentale nel discorso politico, ma anche nel discorso sugli studi del mondo romano, e più in generale poi diventerà, cioè più in generale poi possiamo considerarlo anche antico, perché non è solamente sul mondo romano che si poggia. E quindi vediamo che prima, se da Machiavelli al Settecento vi era una discussione attorno al ruolo della Repubblica, alla romanità, eccetera, eccetera, dal Settecento in poi, quindi diciamo da dopo le rivoluzioni, si preferisce utilizzare e canonizzare quell'immagine che è l'immagine dell'imperialismo romano, l'immagine della superiorità della cultura romana in modo funzionale, e ovviamente fino ad arrivare poi all'epilogo col fascismo, diciamo, che lo usa in modo potente, però è un qualcosa che si basa già su quello precedente. Arriviamo poi a questo epilogo fascista, e dopodiché quell'immagine lì però resta, cioè non viene scardinata, e appunto nel discorso pubblico la rincontriamo continuamente, e appunto, bisognerebbe appunto pensare di rivedere questa immagine pubblica. È quello il problema su cui ci basiamo. Ora, dopo questo sproloquio, magari lascio la parola a Francesco o chi altro vuole intervenire su questa tematica. C'è qualche domanda? Prego. Il punto è sempre stato, cioè, vedendo queste strumentalizzazioni delle azioni politiche nella storia, strumentalizzate in un tipo di retorica che però è una retorica condivisa in un orizzonte di cui molto spesso l'antichista non è parte e non è considerato parte perché, come giustamente avete detto, ormai la conoscenza di questo patrimonio non è più una condizione necessaria per assurgere a un determinato livello e quindi per interloquire con una retorica che sia consapevole, una retorica che non lo è, proprio perché quella retorica lì ormai comprende quella strumentalizzazione. Quindi a me rimane sempre la domanda, cioè qual è la possibilità di un ruolo per, se tanto in quella retorica io non posso entrare perché tutti sono d'accordo, quindi è come se se la cantassero, se la suonassero, cioè è stato costruito un patrimonio culturale, politico, alternativo, falsato, in cui è sempre più difficile di esprimersi. Sì, è vero. No, sì, no, non volevo interromperti, Cioè, che però tipo se vuoi. di divulgazione possiamo proporre come resistenza? Questo, infatti, è il grande tema di chi poi cerca di fare come dicevamo prima, una ricerca, un lavoro storico che però abbia anche delle Impatto. basi che sono anche, diciamo, politiche, nel senso alto proprio, non della strumentalizzazione politica, ma proprio del dibattito e della direzione rispetto a quelle che sono poi le scelte che si fanno a livello sociale. E appunto una ricetta specifica non c'è se non nello stare nel dibattito, e quindi anche se a volte la sensazione può essere quella di allontanarsene perché appunto magari stare a guardare il libro, a stare a leggersi, appunto come ha fatto Simone, il libro di Cazzullo può sembrare una perdita di tempo perché magari poteva esserci, no, nel senso ad analizzare criticamente poteva appunto essere No, dedicato dell'altro tempo a leggere altro, cose però poi in belle, realtà cose belle. cose belle, però in realtà cioè vedere cos'è che esce fuori, quali sono le parole chiave che vengono utilizzate, quali sono poi le cose che
in un filo rosso, anche a volte inconsapevole, viene poi ripreso da altri media, viene anche poi passato all'interno magari dei programmi scolastici. È un modo per esserci. In poi, appunto, in realtà è tutti i momenti, da questo ai momenti in cui sei in aula, in università, in cui sei in classe e si fa... Cioè, secondo me, per esempio, volumi come questo, no? Adesso mi viene in mente la graphic novel, è un po' banale, forse, no, però quella può essere utilizzata in più contesti. Posso farla vedere a scuola se insegno, posso mostrarla a mio padre se vado a casa. E dovrebbero essere prodotte di più. Cioè sono forme immediate, non sviliscono, e sono anche faticoso, però quanto avendo assistito. No, secondo me sì, però c'è anche un problema, nel senso che appunto il rischio è: mi inserisco all'interno di questo dibattito, però innanzitutto vengo subito respinto, seppur teoricamente dovrei essere quello che ha più conoscenza, però appunto per quello si viene respinto, perché non fai parte di quel, cioè ti sleghi da quella vulgata, che è quella essenzialmente che se la suonano e se la cantano, ma da decenni, se non da secoli in questo caso, su quel tema. Quindi è difficile inserirsi lì, però bisogna farlo appunto per non lasciare che... cioè il problema non è che Cazzullo abbia scritto questo libro qua, è che Cazzullo ha intercettato quella che è una visione poi diffusa, ovviamente creando anche dei paralleli che possono essere accattivanti, no? Zuckerberg, Augusto, chiaramente è fatto per un grande pubblico ed è giusto che sia così, però il problema è che cattura quello che è un'immagine sbiadita di un qualcosa che non c'è più, ed è necessario intervenire, nel senso andare a produrre un qualcosa di simile. Quindi mi riferisco a chi lo fa di professione, quindi principalmente per chi fa storia antica, ovviamente, cioè, sono solamente all'interno dell'accademia, perché fuori, cioè all'interno dell'accademia comunque, che accademia o scuola, comunque nel mondo dell'istruzione. E quindi bisogna un po' sporcarsi le mani e riuscire ad entrare nei giochi del discorso pubblico. Secondo me è molto difficile farlo, perché devi scrostare incrostazioni che sono diffusissime. Peraltro magari è quasi inevitabile, perché se viene fatto un continuo uso e abuso della storia, anche se te sei semplicemente uno studioso di storia, inevitabilmente vai poi a fare anche implicitamente un'attività politica e culturale. Esatto. Cioè, e quindi è oltre che necessario, è quasi automatico, anche solo nella pretesa di essere un buon storico, immagino. Mm-hmm. Cioè. Sì, cioè l'indicativo anche appunto l'articolo di Roncaglia su come appunto Sky ha reinterpretato il mondo di Domina, di appunto Livio Drusilla, poi Domina. E il punto lì non è, ovviamente ci vuole, cioè quando si fa una fiction è importante creare, cioè si può prendere tutta la libertà che si vuole, ma non sui messaggi che si deve veicolare, cioè i messaggi che venivano veicolati dalla serie, in un certo senso sono allarmanti e sono una trasposizione di quel messaggio pubblico americano o comunque anglosassone legato al mondo antico, di ad esempio mi ricordo una scena in cui si diceva, anche ho visto anche quello purtroppo, una scena in cui si diceva che nella famiglia di Livia Drusilla non si ha non, il padre racconta, si va a vedere al cenotafio di famiglia e dice: ah, noi abbiamo avuto tanti consoli ma nessun dittatore. Ora c'è una trasposizione incredibile del termine, perché per farla breve il mondo antico dittatore non è una cosa in negativo, è semplicemente un qualcuno che assume una carica in un momento eccezionale e la porta a termine, punto. Ma lì si è creato... sì, esatto, è un governo tecnico che però dura 6 mesi. Ogni tanto dovrebbe chi... ma dura 6 mesi. Non anni come i nostri. Esatto. E non è un... sì. Però poi invece lì c'è la trasposizione di dittatore, come, che è la nostra dittatura. Quindi si va a creare tutto un... questa era una minuzia, però non costava niente andare a cambiare questo, se non che appunto è l'idea che si vuole veicolare attraverso quelle immagini. Quindi a me non preoccupa tanto il fatto che nel matrimonio di Livia si tenevano la mano sinistra posto che la mano destra, che sappiamo
down, si dice mano, cioè il matrimonio avviene sulla mano destra, ma quella è una minuccia, la vediamo noi, diciamo, oh, hanno sbagliato. Però cioè, lì non ha una ripercussione sul pubblico, ha una ripercussione sul pubblico invece quei discorsi che sembrano appunto anche quelli delle venialità, invece sono... Però qui è una faccenda, scusami, però qui cambia, cioè è una faccenda più politica che storica. A me la cosa che per esempio ha stupito di Cazzullo non è tanto che lui che abbia fatto quel libro tanti con libri. Quel titolo, ma che abbia fatto quel libro con quel titolo una persona che pensa di essere un intellettuale progressista. Esatto. Mm-hmm. Che viene riconosciuto come tale, certo. Mettiamolo così. Sì, ma che credo si autopercepisca così, oppure no, ma però cioè, che viene anche riconosciuto come tale. Sì, sì, cioè, sembra un'apologia della romanità. Post-romanità, quanto è in effetti diverso da un Vannacci che dice di avere il sangue di Cesare nel cioè, no, esatto. Lo presenta a un livello più alto, ma il concetto, certo, l'idea è quello. Sì, ma la questione era quella che ponevi anche tu, Simone, cioè nel senso che c'è questo collegamento proprio, lo diceva poco fa, no? Cioè, è anche inavvertito poi effettivamente quando si va a formare questo nesso. E sì, appunto, è persone che si per quel motivo che non appartengono allo si stesso... pensa che ci siano magari delle parti che sono distinte da altre, cioè quando si riflette in termini di sinistra destra, però poi a livello culturale si finisce poi per avere una sovrapposizione spesso, sì. Che poi quando le si va a leggere non come di destra o di sinistra, ma le si va a vedere come degli uomini bianchi, eteronormati, cisgender, che rappresentano appunto le classi alte, anche dominanti, sia un lato culturale dall'altro militare dello Stato italiano, si vede che fanno parte dello stesso gruppo. Sì. Quindi appunto anche esatto. Tutto il discorso che facevate prima di decolonizzare, decentrare, anche appunto portare un approccio di genere che non è soltanto studiamo la storia delle matrone romane, ma anche quando leggo uno storico romano uomo mi chiedo anche appunto nel mentre appunto di questa storia l'altra parte femminile che cosa succedeva nel mentre di questa narrazione, di questo racconto. Quando parlo di un assedio parlo appunto degli uomini che appunto muoiono sul fronte, appunto sulle mura, o anche degli stupri di massa che vengono fatti dopo la presa della città, cioè nel senso sono anche degli approcci che poi ovviamente ti portano anche a vedere delle differenze là dove vedi la sinistra di Cazzullo e la destra di come si chiama, Vannacci. Alla fine sempre di maschi bianchi morti, esatto, no, in questo caso esatto, sempre sì, di maschi bianchi potenti si parla. Ma questo tipo di uso politico della storia funziona solo se il contesto lo si conosce, perché altrimenti no, nel caso funziona di proprio lo no, cioè ovvio che funziona comunque, ma funziona male. Ah, no, beh, però si ha quell'idea lì, cioè l'ultima idea, beh, no, però l'uso politico della storia cioè, credo sia si nutre anche del fatto che non ci sono fonti magari plurali o le persone non hanno l'abitudine, la conoscenza o la possibilità rispetto ai periodi di accedere a fonti plurali e quindi anche di costruirsi magari una critica su fonti diverse, su una messa in relazione anche. Chiaro che c'è sempre stato, però diciamo che gli strumenti mediali di adesso diciamo che ingigantiscono la sfera di ricezione. Sì, quello assolutamente. Sì. È sempre però di percezione si parla. Cioè, nel senso, e quindi Vannacci potrebbe anche non aver mai letto un libro di storia romana in vita sua, ma credo forse l'abbia letto, ma non lo so. No. Ma è tipico dei militari. Però in accademia si fa la storia militare antica. Purtroppo, sempre parlando di cose che bisogna leggere, me ne sono letti un bel po' di manuali. Però, in quanto militare italiano che si mette a fare attività politica, può rivendicare di appunto essere nuovo Giulio Cesare, perché militare che faceva politica, cioè con una idea di storia, di Italia, di quello che è, totalmente distorta, cabusa, totalmente. Però è tutta percezione, non deve citare il De Bello Gallico per farlo. Esatto, sì. Ci fermiamo e continuiamo davanti. Anche una birra? Libero! Benvenuti, il miglior modo poi sempre per supportare chi fa storia in modo indipendente è anche sostenere acquistando le copie, quindi se volete i nostri autori hanno lasciato fanno delle firme bellissime. Io ce l'ho già fatto. Fate anche i disegni come Io ce l'ho già autografato. Tanto fatto la mia, ma se fate la dedica in latino,
vincete. Però deve essere sgrammaticato, se no non funziona. Ah, bravo, bravo, allora lo posso fare.